Benvenuti a Buon Pomeriggio per voi, eccoci alla rubrica quotidiana dedicata alla salute e oggi siamo in compagnia del dottor Attilio Guarini, che è direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'Istituto Oncologico di Bari. Buon pomeriggio. Grazie. Dottore. Allora, nell'ultimo ventennio, grazie al cielo, il miglioramento delle, come si chiamano, strategie terapeutiche, quindi delle cure, degli interventi che si fanno in campo oncologico ed ematologico, hanno permesso di aumentare significativamente, come si dice, i tassi di sopravvivenza, la durata, la sopravvivenza globale, che ha consentito addirittura di raddoppiare la percentuale dei pazienti che si chiamano lungo sopravviventi. Non è molto bello? Beh, no, è bruttino. È bruttino. Però è così. Come li chiama lei? Io li chiamo ex. Ex. Abbiamo fatto in istituto un ambulatorio ad hoc per questa tipologia di pazienti. E quindi una buona notizia, un buon fatto positivo. È sicuramente una buona notizia. Abbiamo fatto questo ambulatorio che si chiama ambulatorio ex, cui si rivolgono tutti i pazienti che hanno, in memoria, più in anamnesi, certo, no? In passato, giusto, un trascorso di neoplasia, che ne sono venuti fuori e che quindi hanno bisogno di un approccio diagnostico e di profilassi, di prevenzione secondaria disegnato intorno a loro. È una è l'evoluzione della medicina, è l'evoluzione dell'oncologia. Fino a 10 anni fa noi aggiungevamo l'obiettivo, qual era, dell'oncologia, dell'ematologia? Aggiungere anni di vita. Oggi che la sopravvivenza è diventata significativamente più elevata in tutte le patologie, sicuramente nelle patologie oncoematologiche, nei linfomi, nelle leucemie, sicuramente di più si arriva nei linfomi al 70%. Quindi l'obiettivo oggi qual è? Aggiungere vita agli anni che si danno ai pazienti, quindi qualità della vita. E riduzione delle comorbidità. Certo, e parliamo anche un attimo un po' di dati. Dati in Italia, in Puglia, quanti sono questi pazienti? Allora, il dato globale nazionale è che in questi anni ci sono almeno 2.700.000 ex pazienti, quindi quei pazienti che hanno almeno 5 anni di storia di malattia. E i dati proiettati nel 2020, quindi poco più che domani mattina, arriveremo a superare i 4 milioni di abitanti. Aspetta, con quindi, per fortuna. In Puglia? In Puglia, cioè questi dati sono dei dati nazionali del registro tumori nazionali. In Puglia, grazie a questo progetto che stiamo portando avanti in istituto, in collaborazione col Sant'Andrea di Roma, l'Istituto Superiore di Sanità e il centro tumori di Aviano, abbiamo messo a punto un database, una cartella su cloud a cui afferiranno tutti i dati per dare una risposta quantitativa che servirà a orientare. Quindi diciamo che lo decisore. State valutando. Stiamo valutando. Ma questi pazienti, questi ex, che età hanno, che tipo di malattia hanno avuto generalmente? Allora, è chiaro che il numero di ex è soprattutto pazienti giovani, sono pazienti più che in età giovanile, e laddove per giovanile io intendo al di sotto dei 50, hanno sopravvivenze lunghe e quindi fanno le comorbidità, cioè patologie associate. E i bambini, non dimentichiamoci, ecco, dell'incidenza dei tumori in età pediatrica, cioè oggi la leucemia acuta linfoblastica del bambino guarisce l'80%, ma quel bambino va tenuto in debita in considerazione. E in Italia non ci sono dei modelli assistenziali, quindi il paziente ex non ha un modello assistenziale, una strada da percorrere. Sì, perché da una parte è tutto incoraggiante quello, certo, che ci sentiamo dire, ci fa naturalmente molto piacere, però dall'altro c'è un forte impatto, no? Quindi in Italia non ci siamo ancora sono dei modelli molto differenti. In alcune regioni c'è un modello che è medico generale centrico, cioè quindi è tutto, i pazienti vengono seguiti dal medico di medicina generale, che però ha poche armi, oppure ospedale centrico, succede soprattutto in strutture private, ma l'ospedale con questi numeri, con questa prevalenza, ha difficoltà, l'ospedale è sempre più orientato agli acuti.
E quindi va messo a punto, è quello che stiamo cercando di studiare, un modello misto con metodologie avanzate. Mettiamo il medico di medicina generale in contatto stretto con noi tramite il web per seguire al meglio questi pazienti. Certo, invece in Puglia ci sono dei progetti di riorganizzazione del sistema sanitario che possa rispondere efficacemente alle richieste sanitarie di questi pazienti? Noi in istituto l'abbiamo messo a punto, lo abbiamo per i linfomi, lo amplieremo per i tumori di mammella, è un'altra patologia emergente in quanto ex, e chiaramente stiamo mettendo a punto tutto un sistema di prevenzione secondario, cioè non solo chemioterapia al momento della terapia, ma un approccio alla persona più che al paziente, più che all'organo malato. Infatti ha parlato di prevenzione, non a caso io ho in mano questo manuale di attività motoria per pazienti con linfoma, c'è un progetto che è finanziato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Regione Puglia proprio per sviluppare un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti antitumorali, e questo manuale viene consegnato, no? Mi anticipava tutti prima, a tutti i pazienti, proprio per anche come riuscire a gestire durante la cura un'attività motoria, un sano discorso nutrizionale, no? Quindi sì, c'è sì. Un insieme di cose che... Adesso noi, il paziente che viene inserito in un percorso terapeutico viene avviato anche alla valutazione della nutrizionista, un approccio fondamentale, viene impostato non una dieta, una cultura corretta, alimentazione. Corretta alimentazione che sicuramente favorisce la compliance alla terapia e dovrebbe migliorare gli effetti collaterali e la qualità della vita di questi pazienti. Bene, ringraziamo il dottor Attilio Guerini per essere stato con noi.